Buongiorno a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi vi parlerò della famosa tavola Ouija e delle leggende ad essa legate. Prima però vi invito ad iscrivervi al canale e a selezionare la campanella per restare sempre aggiornati sui nuovi video. Il termine Ouija deriva dall'unione dei due termini Oui, ovvero sì in lingua francese, e Ja, ovvero sì in lingua tedesca. Invece in America la tavola viene chiamata Ouija. Si tratta di uno strumento adoperato per le comunicazioni medianiche, ideato nella metà del XIX secolo e diventato famoso nel XX secolo. La prima e propria tavola Ouija fu creata nel 1990 ed era costituita da una superficie piatta e liscia, in genere in legno, sulla quale erano riprodotte tutte le lettere dell'alfabeto, i numeri dallo 0 al 9 ed alcune affermazioni quali sì, no, ciao ed altre affermazioni simili. Il suo funzionamento era ed è subordinato ancora ad un secondo strumento, un indicatore mobile che prende il nome di planchette. Si tratta di uno strumento utilizzato per le sedute spiritiche, ossia per evocare ed entrare in contatto con entità spiritiche di varia natura, anche se l'idea comune resta quella che la tavola serva per comunicare con gli spiriti dei defunti. Gli officianti pongono quindi delle domande a presunte entità soprannaturali che poi farebbero muovere l'indicatore puntando le varie lettere che compongono la frase. È possibile sostituire la planchette mobile con un bicchierino in vetro sul quale i partecipanti posano il loro dito indice. Gli inventori ufficiali della tavola Ouija furono gli uomini di affari Elijah J. Bond e Charles Kernald, spero di averli pronunciati correttamente, che la brevettarono e la misero in commercio il 28 maggio del 1890. Nel 1901 Williams Ford rilevò i diritti di sfruttamento della tavola, che non aveva ancora un nome specifico, e la rimise in commercio dandole il nome che tutti conosciamo, ossia Ouija. Dal 1991 il marchio con i relativi diritti è passato dalla ditta Parker Brothers alla Hasbro, che tuttora li detiene. Sembrerebbe dunque un'invenzione relativamente recente, al di là delle voci prive di prove storiche, secondo le quali già ai tempi di Pitagora esisteva una forma arcaica di tavola spiritica. Possiamo quindi dedurre che al di là del mito, la tavola Ouija entrò in commercio principalmente per sfruttare il mercato dell'occulto, che in quegli anni fruttava e spingeva i più importanti uomini d'affari ad investire in diversi progetti ad esso legati. Secondo alcuni studiosi dell'occulto, ciò non rende però l'oggetto meno pericoloso. Ad alimentare le leggende sulla pericolosità della tavola Ouija ci pensarono soprattutto registi cinematografici che spesso, partendo da storie vere, hanno creato veri e propri capolavori. È questo il caso, ad esempio, del regista Flanagan, che nel film Ouija, l'origine del male, sottolinea in maniera forte e decisa la pericolosità di questo oggetto, rappresentandolo come una porta verso il mondo demoniaco. La trama del film, in poche righe, è così riassumibile. La falsa consulente mistica Alice Zander compra una tavola Ouija da utilizzare per poter truffare i suoi clienti. Purtroppo la donna inizia ad operare con l'oggetto ignorando le raccomandazioni sul suo utilizzo, intraprendendo una seduta spiritica che apre le porte ad uno spirito maligno che si impossesserà del corpo della piccola Doris, convinta nella sua ingenuità di essere entrata in contatto con il defunto padre. Invece nel film L'esorcista di William Friedrich, la piccola Regan McNeil era convinta di aver trovato un nuovo amico proprio grazie alla tavola Ouija, oggetto rinvenuto casualmente in soffitta. Purtroppo ben presto l'amichetto si rivelò essere tutt'altro che buono e gentile, si trattava infatti del demone Pazuzu, una divinità babilonese che si impossesserà successivamente del corpo della ragazzina. Il film L'esorcista è basato su fatti realmente accaduti nel 1949 nel Missouri, più precisamente nella contea di Prince George. Il ragazzo protagonista della vicenda, allora tredicenne, crebbe in una famiglia di soli adulti e strinse un rapporto speciale solo con sua zia, esperta di spiritismo. Roland, così viene conosciuto il ragazzo, si appassionò anche egli quindi al mondo dell'occulto e iniziò a praticare numerose sedute spiritiche con la tavola Ouija.
Fu subito chiaro però che qualcosa non stava andando per il verso giusto, infatti in casa iniziarono strani fenomeni quali rumori notturni inspiegabili, mobili e oggetti spostati, evidenti graffi sui muri, quindi diciamo questi fenomeni inquietanti peggiorarono poi con la morte della zia del ragazzo. Roland provò più volte a mettersi in comunicazione con lo spirito della donna, ma a rispondere alla sua chiamata fu uno spirito maligno. I genitori si allarmarono per gli strani episodi e per l'insolito comportamento del ragazzo, che affiorarono diciamo man mano che egli sperimentava e praticava con la tavola Ouija. Alla fine affidarono il ragazzo alle cure di una clinica psichiatrica senza successo, poiché fu dimesso subito dopo. A quel punto fu avvisato un prete cattolico, Albert Hughes, che chiese il permesso all'arcivescovo di Washington DC al fine di poter praticare un rito di esorcismo sul giovane. Nel corso delle sedute Roland fu praticamente esorcizzato con difficoltà, quindi ebbe tutti i sintomi attribuibili alla possessione, e quando fu finalmente liberato, dopo poco tempo, fu scritto un articolo sul Washington Post che attirò l'attenzione di Blatty, il quale scrisse il famoso romanzo alla base del film. Sebbene molti studiosi oggi ritengano che il ragazzo potesse essere stato affetto da schizofrenia, all'epoca dei fatti poco nota e difficilmente diagnosticabile, il dubbio che possa essersi trattato di vera e propria possessione diabolica a seguito dell'utilizzo della Ouija resta molto, molto forte. Un altro caso interessante si verificò nel 1990 a Wilkes. Estefania era una ragazza di 18 anni affetta di una grave depressione causata dall'improvvisa morte del fidanzato. Volendo a tutti i costi comunicare con quest'ultimo, Estefania tentò una seduta spiritica tramite la Ouija, appunto, assieme ad un'amica. Purtroppo le ragazze vennero interrotte nel bel mezzo della sessione dall'ingresso di un insegnante che le cacciò via e ruppe appunto la seduta e ruppe anche la tavola. La seduta non venne chiusa correttamente e le conseguenze ricaddero proprio su Estefania, che divenne vittima di terrificanti incubi notturni, visioni raccapriccianti, eccetera. Ben presto anche la famiglia si accorse degli strani rumori che si palesavano inspiegabilmente nel cuore della notte, dei numerosi graffi e segni sui muri, ed ebbero la costante ed inquietante sensazione di essere osservati da qualcosa o qualcuno. La situazione precipitò alla morte di Estefania il 14 agosto del 1991. La casa venne presa praticamente d'assedio da fenomeni sconvolgenti, croci capovolte, mobili pesantissimi che venivano spostati anche di diversi metri, sbalzi repentini di temperatura, ombre striscianti sui muri e sotto le porte. La famiglia raggiunse un tale livello di esasperazione che si convinse addirittura a chiamare la polizia. Il verbale redatto dai poliziotti non lasciò spazio al dubbio, gli agenti furono testimoni di fenomeni inspiegabili, confermando il terrore della famiglia, che quella stessa notte, in presenza dei gendarmi, ritrovò la foto della figlia defunta totalmente bruciata, ossia un caso di autocombustione. Anch'io ho cercato in più di un'occasione di studiare in maniera razionale le leggende legate all'utilizzo di questo strumento. Il mio obiettivo era quello di poter registrare l'eventuale presenza dello spirito che avrebbe poi mosso il bicchierino utilizzato per l'esperimento. Ergo nulla a che vedere con il mero gioco con la necromanzia. Per l'esperimento furono montate telecamere e fotocamere in grado di riprendere radiazioni luminose, infrarosse ed ultraviolette, ed una termocamera. Fu montato anche un registratore molto sensibile agli ultrasuoni e agli infrasuoni e vari altri strumenti per il monitoraggio di parametri biofisici e ambientali. I ricercatori che posero il loro indice sul bicchierino furono da me accuratamente selezionati e non avrebbero dovuto avere alcun interesse a falsificare l'esperimento, né avrebbero dovuto farsi influenzare dalla particolarità di quest'ultimo. Non sarebbero dovuti essere totalmente scettici, diciamo, ma neanche essere fanatici. Dopo alcuni minuti il bicchierino si mosse, scrisse un nome, poi il presunto spirito invitò me, che ero al di fuori della seduta, a prenderne parte. Mi rifiutai categoricamente e dopo molta insistenza chiese ai partecipanti di chiudere l'esperimento, non senza aver notato picchi nei campi elettromagnetici e disfunzioni nell'impianto elettrico dell'abitazione durante l'intero esperimento.
Suggestione? Nessuno può escluderlo, così come non posso escludere una serie di coincidenze e di fattori forse fortuiti, capaci comunque di generare una certa suspense e abbastanza interesse nell'esperimento. Purtroppo nei successivi tentativi non avvenne assolutamente nulla, il bicchierino anzi non si mosse proprio e dagli studi del materiale ottenuto non fu rinvenuto nulla di interessante, nulla comunque di riconducibile ad eventuale attività paranormale. Per quanto concerne l'ambito religioso, diciamo, dell'argomento, la Chiesa Cattolica mette in guardia i credenti dal praticare le sedute spiritiche sia come partecipanti che come osservatori. Padre Amort, famoso esorcista cattolico, riteneva lo spiritismo una pratica in forte espansione e pericolosamente in crescita tra i giovani. Secondo la Chiesa, chi praticherebbe le sedute spiritiche non parlerebbe con i loro cari defunti, ma con delle entità demoniache, le quali sarebbero perfettamente in grado di imitare la persona che si intendeva evocare in quel momento, nei modi, negli usi e anche nei ricordi, il tutto al fine di sedurre i viventi e assoggettarli psicologicamente prima di possederli nel vero senso della parola. La Bibbia condanna qualsiasi forma di spiritismo, ad esempio in Deuteronomio, capitolo 18, versetti dal 10 al 12, possiamo leggere quanto segue. Dio ha detto: non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né chi interroghi i morti, perché tutti quelli che fanno queste cose sono in abominio all'Eterno. Mentre in Levitico, capitolo 18, versetto 31, possiamo leggere: non vi rivolgete agli spiriti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi per mezzo loro, io sono l'Eterno, l'Iddio vostro. Quindi questi e altri versetti lasciano pochi spazi al dubbio per quanto riguarda il divieto biblico di interrogare gli spiriti e quindi anche praticare la necromanzia oppure le sedute spiritiche. Ovviamente questo discorso è abbastanza ampio, andrebbe ampliato ulteriormente, ma il video risulterebbe troppo lungo e anche noioso. Diciamo che è lecito supporre che la tavola spiritica non abbia alcun motivo di essere considerata un gioco né un mezzo in grado di consultare i defunti, ma uno strumento che in determinate circostanze potrebbe fungere da canale, da portale, ma non per lo strumento in sé, bensì per l'energia psichica che su di esso si concentra e viene riversata dai partecipanti. Per quanto mi riguarda, ritengo che non sia affatto un gioco, forse come gioco può essere stata anche creata, ma un gioco di sicuro non lo è. Quindi prudenza e al prossimo video.